Chi è stato squalificato dal Grande Fratello 15? Il verdetto finale. Grande Fratello 15. Scatta la squalifica in diretta TV, ecco chi è stato fatto fuori. La terza puntata del cancelletto Grande Fratello 15 trasmessa ieri sera su Canale 5 è stata caratterizzata da una squalifica immediata per uno dei concorrenti di quest'anno che ha letteralmente oltrepassato i limiti consentiti dal gioco e quindi per questo motivo è stato costretto ad abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà. Stiamo parlando di Baiedame, che ieri sera in diretta ha dovuto fare i conti con la strigliata al vetriolo di Barbara D'Urso che l'ha duramente attaccato davanti a tutti. Colpo di scena al Grande Fratello 15, squalifica in diretta. La conduttrice senza troppi mezzi termini ha definito vergognoso il comportamento di Baiedame nei confronti di una donna, aggiungendo che lì non può assolutamente permettere che all'interno del suo Grande Fratello passino determinati messaggi e si arrivi a determinate scene di violenza che per tutta la settimana hanno fatto il giro del web e della rete, scatenando accese discussioni, al punto da far partire delle petizioni per chiedere l'espulsione immediata di Baiedame dal programma. Alla fine il Grande Fratello 15 ha scelto di intraprendere proprio questa strada e quindi di procedere con la squalifica immediata di Baiedame che ieri sera ha dovuto abbandonare immediatamente la casa più spiata d'Italia dopo il terribile episodio di violenza nei confronti di Aida Nizar. Baiedame espulso dal GF 2018. Il mondo social è letteralmente esploso di fronte a questa decisione del GF 15, anche se poi abbiamo visto che non ha gradito gli altri provvedimenti che sono stati presi nei confronti degli altri concorrenti bulli di questa edizione tra cui Luigi Favoloso, che in settimane è arrivato a dire delle cose a dir poco disgustose e vergognose su Aida Nizar. Anche in questo caso il mondo social sperava in una squalifica immediata per l'ormai ex fidanzato di Nina Moric, ma così non è stato. La produzione del reality show condotto da Barbara D'Urso, infatti, ha deciso di mandarlo direttamente al televoto contro Aida e gli altri concorrenti scelti dal gruppo. A questo punto sarà il pubblico da casa a decidere le sorti di Favoloso e dato il clima veemente di questi giorni, c'è da scommettere che a furor di popolo il mondo social deciderà di fare fuori Luigi. Nel corso della puntata di ieri la conduttrice ha invitato tutti i concorrenti ad avere atteggiamenti e comportamenti diversi all'interno della casa, lo esiguo ha chiosato la D'Urso furiosa.